Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Honkai Star Rail perché oggi parliamo di Welt. Welt è un personaggio che molti hanno amato, molti hanno desiderato, molti non hanno avuto e che invece ho avuto la fortuna di poter avere fin dall'inizio e praticamente testare e giocare per cercare di capirlo al meglio. Per quanto riguarda il personaggio di Welt, è un personaggio che segue il patto di Nihilty in danni immaginari, quindi molto raro al momento perché non ci sono personaggi che fanno danni immaginari, a parte lui al momento, ma tra poco ne arriveranno altri, e soprattutto è un debuffer, quello che viene classificato comunque come un dispeller barra debuffer. Ecco perché appunto la sua build è già molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto e abbiamo comunque consigliato, per meglio dire ho consigliato agli altri personaggi di Star Rail, perché lui già gioca in una con una metodologia molto diversa e molto più particolare. Cominciamo dalle armi. Le armi in questione, partiamo dalla terza scelta in questo caso, che si chiama Good Night e Sleep Well, che tra l'altro è un'ottima arma 4 stelle perché è anche facile da ottenere in più copie, perché si può ottenere tramite boss settimanali, si può ottenere tramite i frammenti del Forgotten Hall e si può ottenere, diciamo, in tanti modi, quindi portarla comunque anche a un refine più alta, o per meglio dire a una super imposition più alta, è semplice e quindi conveniente. In questo caso, che cosa ci consente di fare? Per ogni debuff che il nostro target possiede, il danno dell'utilizzatore viene incrementato del 12, 15, 18, 21, 24%. Questo danno può staccare per ben 3 volte e il potenziamento del danno si applica anche ai DOT, quindi ai damage over time, quindi tutti i dot che noi facciamo ai nostri avversari saranno comunque potenziati. Quindi è un'arma che comunque, per essere 4 stelle e soprattutto per essere un'arma per i debuffer, è davvero davvero buona. Successivamente andiamo avanti con la seconda scelta, che si chiama Eyes of the Prey, che è praticamente il lightgun di Sampo, del famosissimo e irreprensibile Sampo, dove abbiamo l'incremento dell'effect hit rate dell'utilizzatore del 20, 25, 30, 35, 40% e incremento dei propri dot, o comunque in generale incremento dei dot, del 24, 30, 36, 42, 48%. Questo perché ovviamente il patto Nihilty segue debuff, segue danni da debuff, e quindi il DOT è una delle principali fonti di danno che possiamo fare ai nostri avversari, e Welt può sfruttare questo meccanismo in modo eccezionale. Successivamente abbiamo l'arma di Welt stesso, che ovviamente è l'arma più consigliata per quanto riguarda il personaggio, dove appunto abbiamo un incremento del danno sui nemici debuffati del 24, 28, 32, 36, 40%, e quando l'utilizzatore effettua una skill il suo effect hit rate viene incrementato del 18, 21, 24, 27 e 30%, e l'attacco invece incrementato del 24, 28, 32, 36 e 40%. Ovviamente per Welt quest'arma è straordinariamente forte, perché aumentare l'effect hit rate e l'attacco consente a Welt di infliggere il suo debuff di imprisonment, quindi imprigionare il nostro nemico, ridurre la velocità, debuffarlo e quindi di conseguenza fare più danno. Quindi diciamo che è una sorta di cane che si morde la coda, che rende il tutto estremamente perfetto. Per quanto riguarda invece gli artefatti, c'è pochissima scelta in questo caso, bisogna andare necessariamente di 4 pezzi, o di un set o dell'altro. Il primo set ovviamente sarebbe il Musketeer, che ormai conosciamo benissimo perché è per l'appunto il set Jolly che praticamente tutti utilizzeranno all'inizio del gioco, dove appunto abbiamo 2 pezzi con un incremento dell'attacco del 10% e poi 4 pezzi, velocità aumentata e attacco base incrementato del 10%. L'attacco base in realtà su Welt non è un granché,
sinceramente parlando. Però comunque sia, dato che si utilizzeranno magari più skill di altri personaggi, soprattutto se in parte si ha una Zila o personaggi che consumano turni, avere comunque la possibilità di fare qualche danno in più con l'attacco base sicuramente schifo non fa. Ma la scelta più intelligente sarebbe quella poi di farmare quando possibile quattro pezzi di Wastelander of Banditry Desert. Perché? I primi due pezzi ci consentono di ottenere danno immaginario aumentato del 10%, quindi già va benissimo per Welt, ma con i quattro pezzi che cosa facciamo? Che quando attacchiamo un nemico debuffato, il crit rate è aumentato del 10% e il crit damage del 20%. Contro soprattutto personaggi o comunque nemici imprigionati. Quindi è un set letteralmente perfetto per i personaggi nihilti, ma soprattutto che fanno danni da danni immaginari. Quindi è il set praticamente perfetto per il nostro personaggio in questione. Per quanto riguarda il planar, invece, l'abbiamo leggermente spoilerato prima, il Pan Galactic Commercial Enterprise, dove abbiamo un incremento dell'effective rate del 10%, laddove l'attacco dell'utilizzatore viene incrementato per un ammontare uguale al 25% in base al suo corrente effective rate, fino a un massimo del 25%. Quindi abbiamo la possibilità di avere più attacco se abbiamo più effective rate, ed è esattamente per questo che ovviamente main stats e substats viaggiano praticamente alla stessa velocità. Viaggiano alla stessa velocità perché, essendo comunque un debuffer, e fondamentalmente dobbiamo imprigionare i nostri avversari per fare più danni in generale, sul body si cerca effective rate. Effective rate assolutamente come stats principale, praticamente obbligatoria sul personaggio di Welt. In alternativa, se proprio non si riesce a trovare di meglio, abbiamo un crit rate. Quindi un crit rate che comunque può aiutarci un pochettino a fare qualche danno in più, ma ragazzi, l'effective rate per lui è veramente obbligatorio. Molto meglio giocare magari pezzi di set diversi, ma con l'effective rate come main stats, piuttosto che avere un set completo senza avere l'effective rate. Per quanto riguarda i piedi speed, dato che lui comunque rallenta i nostri avversari e li imprigiona, con la speed abbiamo la possibilità di poter attaccare più volte lo stesso nemico già debuffato e quindi incrementare i nostri danni. Quindi molto molto comodo il fattore speed sui suoi piedi. Come planar, ovviamente danno immaginario, che praticamente è lo stesso per ogni personaggio col proprio elemento, e invece l'incrop assolutamente energy regenerate, non c'è altro. Inutile aumentare l'attacco, inutile aumentare difesa, inutile aumentare HP. Raga, purtroppo Welt è un personaggio che gioca necessariamente in questo modo. L'incrop necessita per forza energy regenerate. Capisco che ovviamente non tutti avranno subito i linkrop con energy regenerate, ma non appena avete un linkrop con energy regenerate e volete utilizzare Welt, datelo a lui assolutamente, anche se non avete i due pezzi del set. Ma se avete danno immaginario ed energy regen, va bene, dategli lo stesso almeno all'inizio, poi dopo farmerete con calma. Andiamo avanti invece con le substats, che praticamente viaggiano di pari passo, perché anche in questo caso abbiamo effective rate sempre e comunque in prima posizione, crit rate e damage in base a quello che vi serve di più, speed e attacco in percentuale. L'attacco in percentuale non consideratelo neanche praticamente, però tenetelo sempre a mente, perché attacco ed effective rate non dico che viaggino di pari passo, però se non avete effective rate e non riuscite ad avere crit rate e damage, puntate sull'attacco, ma ovviamente cambiate il prima possibile. Vi do questo consiglio perché ovviamente è la cosa più intelligente da fare. Per quanto riguarda invece le skill che ovviamente possiede il nostro personaggio, in prima posizione come power up va assolutamente appunto la sua skill. La sua skill ci consente di effettuare danno immaginario uguale al 36% dell'attacco di Welt a un nemico singolo, e poi altre due volte su nemici randomici.
Questi altri due nemici subiranno un altro danno del 36% in base all'attacco di Welt, così come quello che abbiamo selezionato all'inizio. Quando colpiamo il nostro avversario c'è una possibilità del 65% di ridurre la velocità del nostro avversario del 10% per due turni. Quindi Effect Hit Rate ovviamente va ad aumentare anche la possibilità di infliggere speed down ai nostri avversari. Ecco perché appunto la skill è comunque molto molto buona, anche perché se effettuata su single target potrebbe anche breccare, e quindi speed down più imprisonment danno un bel vantaggio al nostro personaggio di Welt. Successivamente abbiamo il talento che si chiama Time Distortion, che come seconda opzione è molto 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 valida, perché quando si colpisce un nemico che è già rallentato abbiamo la possibilità di infliggere un danno addizionale pari al 30% dell'attacco al nemico. Quindi facciamo la skill, riduciamo la speed del nostro avversario e facciamo danni incrementati proprio per questo talento che possediamo. E poi infine l'ultimate, dove praticamente abbiamo un attacco AOE che effettua danno immaginario pari al 90% dell'attacco di Welt, con un 100% di base per tutti i nemici di essere imprigionati per un turno. I nemici imprigionati hanno la loro azione delayata del 32% e la speed ridotta del 10%. L'ultimate è comoda, soprattutto perché dà imprisonment al 100%, e comunque delaia l'azione dei nostri avversari, ma ovviamente in combinazione con il nostro talento, se riusciamo a rallentarli prima ovviamente faremo anche più danni. Quindi ecco perché l'ultimate non va al posto del talento, almeno per me preferisco avere la skill al primo posto per avere una chance e danni aumentati per i nemici rallentati, avere la possibilità di fare danni aumentati a prescindere e poi grazie all'ultimate, quindi dare un debuff praticamente al 100%, permettermi di giocare con Welt in modo aggressivo come se non ci fosse un domani. Welt è un personaggio molto interessante e a me piace tanto utilizzarlo, purtroppo ancora non è buildato nella maniera migliore, purtroppo non ho la possibilità al momento di poterlo buildare nella maniera migliore, ma sarà sicuramente uno di quei personaggi che mi divertirò a buildare quando avrò un po' di respiro e non dovrò buildare altri personaggi, perché al momento sono pieno, letteralmente pieno di personaggi da buildare. Quindi per il momento direi che è tutto anche per Welt. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video, spero che come sempre possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente come avete buildato il vostro Welt, se avete avuto difficoltà o se siete stati fortunati e l'avete praticamente buildato subito. Io vi aspetto come sempre a partire dalle ore 21 su Twitch per giocare ad Honkai o ad altri titoli insieme. E poi ovviamente vi aspetto anche qui su YouTube con i prossimi appuntamenti con video guide, tutorial e build dei vari personaggi che usciranno man mano sempre più spesso. Detto ciò, vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!